Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted 4. Sesto capitolo, chi nasce ladro? Puntini, puntini. Allora, ci eravamo lasciati qua. Iniziamo questa sorta di colpo. Anzi, questa sorta, questo colpo. Pure io. Vorrei solo che le circostanze fossero diverse, capisci? Sì. La vista è migliore da quella parte. Quindi tu sei già stato qui? Credo sia la terza volta. Ho sbrigato un paio di lavoretti. Il salone? Beh, sì. Capito? Ma non si può salire sul ponte. Beh, c'è quella trave a vista in basso. Sei agganciata con la corda? Se so agganciarla con la corda. Guarda qua. Sto guardando. Io Bene. l'ho Beh, sai, è tutta una questione di corso, fatta. Tam. Sì, niente male per un secondo. Bene, ora rimango così a vita. No, a parte gli scherzi. La faccio da andare. Quando protendi le braccia puoi saltare senza rischi. Forse era andata di là. Sì, mi sa proprio di sì, almeno credo. No? Mamma mia, ragazzi, Visto? Ah, sei un che professionista. culo. Tocca a te. Allora, di qua. No. Devo scendere, eh? Eh sì, a quanto pare. Ora dove andiamo? Ehi, potremmo aggrapparci a quella trave? Certo. Cambiamoci di posto. Sali su di me, ho una buona presa. D'accordo. Dai. Ah, ok, pensavo che dovessi rimanere in collo. Ok, proviamo. Al primo tentativo. Nessuno ama gli esibizionisti. Ok, forza Nathan. Forse potresti calarti per raggiungerla. Ci sono. Tranquillamente così. Penso che se uno lo facesse in una realtà schianta, non in mezzo secondo, però vabbè. Vai. No, è fin qua. No, devi andare di là, caro. Ma allora con Carmen, se non ci si sta 2 ore lì. Allora, vieni fin qua, non ci puoi andare. Ok, allora girati. Vai. No, ho in menadi. Allora, girati e vai avanti. Uno, due e tre. Vai. Attraverso il tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Belle pistoline che avete. Quasi quasi, ma ammazza me ne rubo una. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, via libera. Santo cielo, l'hai visto? Quel mercenario era armato fino ai denti. Dovevamo portare le pistole. Sì, filerà liscio, ne avremo bisogno. Niente un po' troppo ottimista, per i miei gusti. Quanti anni sono passati? Sono le piccole cose a mancare. Tipo? L'odore di agrumi freschi. Andare in moto sono piccole cose, tutte insieme. Di va cosa c'è? Boh, vado giù, eh.
Ancora. Dovrebbe tenere. Dovrebbe tenere. Morto. Tenere premuto. Ah. Tenere premuto per andare giù, ok. Ora devo uscire là. Immagino. Uno. Due. Vai, chiamatelo sarto. Ale. Forza, scendi. Sì, non dirlo a me. Allora, che mi dici di quegli altri reperti? Quelli che mi sono persi. Sei riuscito almeno a fotografarli? Magari. Elena ne aveva filmati alcuni, ma la telecamera è andata. Che peccato. Ho dei disegni, però. Posso mostrarteli al ritorno? Disegni? Li appesi al frigorifero? No, ma sono bei disegni. Ah, immagino. Cosa ne fa? Forse devo andare qui su. Eh sì. No, oh mio Dio, un'altra volta. Vi prego no. Dai. Ok, così, vai. Vai, credo di aver capito il meccanismo per far sti osi. Due ore ci perdi, si gira sempre. Interessante. Forse volevi dire instabile. Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Olè, vai. E ora... Illuminaci, bravo. Un casino se sbagliassi ora. Certo. Ma io non sbaglio. Mamma mia, pensavo di essere morto. Cioè di non farcela, ecco. Mamma mia, cosa fa con quei piedi? Ale, grazie. Rossi. Nathan? Nathan? Cosa? Ah, oh, giusto. Ah. Ok. Tutto bene? Sì. Come stavo? Smoking. Come 400 milioni di dollari. Andiamo. D'accordo, ti seguo. Che signore, ragazzi. Sai perché adoro le feste degli avanzi? Com'è bello. Nessuno si lamenta se fumi. Vabbè, stracambiato rispetto a tutti gli altri, però vabbè. Ricordi il mio defunto fratello, vero? Victor, che mi venga un colpo. 15 anni. Già. È bello vederti vivo. Però la voce almeno le è rimasta uguale. Cioè, la stessa. Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce, eh? Sì, a proposito. Cosa? Che è successo? Venite, vi mostro una cosa. Guardate. È la croce di Avery. L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste. Hanno cambiato l'ordine dei lotti. Serve un sacco di grano per fare una cosa simile. Quanto manca prima che inizi l'asta? 10-15 minuti al massimo. Ci sarà pure un modo per prenderla. L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là sotto. Ok, ma basterà un diversivo.
Tipo? Tipo... tipo non lo so. Ma deve esserci un modo. Se le guardie ci vedono vicino alla croce... E se non ci vedessi? Ragionate come se non foste mai stati in prigione. Se vuoi fare qualcosa di proibito, aspetti che spengano le luci. Già. Dov'è il quadro elettrico generale? Narrazione, elettricità... Eccolo, qua su. Basta arrampicarsi e tagliare la corrente. E prendere la croce. Ci sarà un generatore d'emergenza. Questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire. Dovremmo essere vicini alla croce quando saltano le luci. È impossibile avvicinarci senza farci notare. Scusate, signore. Antipasti? Oh, no, grazie. Ciao. Ciao. Concentrati. Un cameriere non si nota. Potrebbe andare. Funzionerà. Bene. Allora, io arrivo all'interruttore e taglio la corrente. Faccio il cameriere? Sei il ladro migliore. Tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce, ok? Se noti qualcosa di strano, ci avvisi. Ricevuto. Bene. Forza, possiamo farcela. Pronti? Sempre. Forza, seguitemi. Passiamo dalla cantina. E andiamo, dì. Il tempo è stato clemente. Grazie, forse è perché ci spiace. Davvero? Ci hai creduto. Ti ami. Oi, oi. Che discorso dei vegani. Fammi leggere cos'è. Ah, ok. Sì, vabbè, avevo capito. La cantina è da questa parte, andiamo. C'è nessuno, devo dire. Lusso. Ci mancava lo schifo di tecno europea. Messo. Ci siamo. Andiamo. La cavola chiusa. Merda, prima era aperta. E adesso? Scassiniamo? No, è elettronica. Troviamo un'altra strada. Beh, hai capito, vai, vedete fine fallo lì. Adesso sembra già mezzo briao. Non so se avete notato gli occhi. Wow. Ne sei sicuro? Ci sono un sacco di occhi qui. È solo un borseggio, ce la faccio. D'accordo. Ah, bisogna solamente rubare le cose. Pensavo bisognasse picchiarlo, vabbè. Allora, a posto. Non è a lui, infatti, è lui. Cosa devo fare? Dai! Non ci sto neanche provando. Allora, cosa devo... L2. Ma e poi? Cosa devo fare? No, non capisco, c'è scritto di premere L2 e poi... No, ok. Oh, merda. Oh, che palle però. Dai, di. Serve qualche dritta? No. Riscaldamento. Ok. Che mi dici? Fare come i vecchi tempi, ok? Il strato, il colpo. Ci stai? Sì. Va bene. Vai. Dove è andato?
No, davvero, dove è andato? Scomparti, in 3 secondi. Ah, eccolo lì, to, vieni lì. Sì, bravo, infatti. Ma per dire, così come riusciva a prenderci al tavolo. È fatta, via. Andiamo, dobbiamo aprire la antina. Buonasera Sally. Ok. Bene, eccoci qui. Queste ci serviranno. Ottimo. Buona fortuna. Ci aggiorniamo. Sigaro infinito. Mani in alto. Nadine. Ciao, Victor. Ciao, Nadine. Che piacere rivederti. Questa volta ti ho colto di sorpresa. Allora sono lieto non sia una pistola vera. Non ti avrei riconosciuta senza uniforme. Già, sai com'è. A volte per lavoro devo tirare fuori il mio lato femminile. Ti vedo in forma, comunque. Anche tu non sei male. Qui mi sento fuori luogo. Non sai che piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua. Anche se tu sei americano. Per questo prenditela con i miei genitori. Stavo andando al bar. Ti prendo qualcosa? Sì, uno scotch, con ghiaccio. Torno subito. Nate, hai sentito tutto? Sì, furbetto. C'è una ragazza che ti fa la corte. Già, Nadine Ross mi sta offrendo da bere. Nadine Ross? Sbaglio o ha un esercito di mercenari? La coastline. Shoreline. Sì, giusto. C'era ruggine tra voi. Chiamiamola ruggine. Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore. Io qui sono pronto. Ok. Bene, noi ci siamo, Sally. Tu non cacciarti nei guai. Ci proverò. Ci sei? Sì, andiamo. No, andiamo. Dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri. Dobbiamo tirarne fuori uno dalla cucina. Allora cerchiamo la cucina. Wow, c'è abbastanza cibo da sfamare una città. Merda, ci sono camminieri. No, solo altri scagnozzi armati. Chissà come andrà a finire. Magari una bella sparatoria. Questa porta non c'era. Vediamo. Chiusa, ovviamente. Ok, piano B. Piano B. Condotti di ventilazione. Nathan, vieni a vedere. Ecco qua. Quanta luce. Vai, vai, aperto bocca. Luce e fumo. Un bel impianto elettrico. Non hai una torcia? Sì, vabbè, oh, accendino tutta questa luce. Sempre una buona idea. Vabbè, meglio sì per me o per noi. Tranne quanto bisogna correre. Accidenti, i fumi dell'alcol cominciano a mettermi alla testa.
fortuna guida Sally. Forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti. Un vino dannata deve valere parecchio. Sì, forse Alcazar ha un debole per il buon vino. Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare. Ehi, dovremmo preoccuparci che Victor stia chiacchierando con Nadine Ross? Ho sentito tutto questo. Non preoccuparti per Sally. Riesce sempre a cavarsela. Forse devo spostarle indietro, anziché in avanti. Proviamo. Sì, mi sa proprio di sì. Ok, ce n'è un altro. Vediamo se va spostato stavolta invece in avanti. No, in avanti non ci va, qui automaticamente. Regola indietro. Sì, bene. Cosa ho fatto? Devo tornare di là. Tan tan tan. Sì. Di regola sì. Sì, sì. Di qua. Mi fai luce. Andiamo. Bravo Sam, vieni ciccio. Condotti, la nostra via d'uscita. Ehi, ce la faccio. Non ho bisogno del tuo aiuto. Sta tenendo l'accendino. Tieni l'accendino. Dai, non si vede una siega. Andiamo Sam. Vieni lì. Vorrei vedere se c'è qualcosa. Magari no. Anche perché se lui rimane lì mi fa pensare che ci sia qualcosa lì. Non lo so. Ok, allora si può salire. Vai, bisogna andare lassù. Almeno credo. Dato che lui rimane lì. Andiamo. Ok, saliamo. E infatti. Carenza di camerieri. Merda. Ok. Aria fresca, arriviamo. Guarda qui, vedi l'edificio con la torre radio? Intendi il ripetitore? Che? Vabbè, è la sala del generatore. Sì, hai ragione. Proviamo un modo per superare il cancello. Lui guarda lassù. Vieni. Monta ciccio. Sali. Vieni, ti faccio come sempre da... Ecco. Sollevo. Per fortuna sei ancora in forma. Sì, ma tanto, pare un... Vabbè.
Niente, non diciamo altro. Sally, siamo usciti dalle cantine, andiamo alla sala del generatore. Com'è la situazione? Sally, ci sei? Forse è un problema di ricezione. Sam, guarda, forse potremmo usarla per trovare una finestra e calarci nelle cucine. Ottima idea. Io ti sollevo, tu occupati della scala. Ok. Ci sei? Occhio, occhio. Buonasera. Ma che sta facendo? Piano con i civili, Sam. Capirai. Si sveglierà in mutande col mal di testa. A noi capitava spesso, no? Già. Ok, io ho da fare e tu hai da fare. Già. Ok, verso la sala del generatore. Sam, tutto ok? Sì. Una parte dei pantaloni troppo stellati. Beh, sono la moda del momento. Davvero? Quanto sei a Roma? Perché siamo in Italia, lo capite? Bene, non lasciare la bella. Sam, ci sei? Sam? Sally? Perfetto. Ragazzi, se mi sentite, vedo la sala del generatore. Sarò lì a breve, o quasi. Sì, quindi... sono da fa. Io sto andando tutto distinto e allo scazzo totale, ve lo dico. Cioè, nel senso, vado un po' a, appunto a senso e spero di non sbagliare. Che prima ho saltato fra quei due palazzi sperando di non morire. Mamma mia. Addio. Oh, merda! Non ci credo, l'avete scampato. No, in realtà no. No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese. E il povero cavallo? Beh, a bordo avevamo un sacco di carote. Conosci qualcuno? No. Pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio ex socio. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Ah, vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che Righi Dritto si è sposato. Beh, allora è come se fosse morto, no? Victor Sullivan. Io. Come diavolo sta? Lui. Rafe. Quanto tempo è passato? 10 anni? 12? 15. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta. Ah sì? Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, oh, un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe. Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati, la roba grossa. Su cosa dovrei puntare questa sera? Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma... detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito rigando dritto.
Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. Ah. Beh, mi spiace dovertelo dire, ma ora lavori per un americano. Come? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow, una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo, un crocifisso di legno intarsiato della collezione Trotter. Beh, non farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due, aspetta eh? Un po', Sally. Addio. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta stronzate, nonno! Non so come tu sia riuscito a entrare, ma se solo pensi di partecipare all'asta della croce di Avery, sappi che ne uscirai in una cassa Rafe. D'avorto. Amichevole. Beh, ci siamo capiti. Mi dà la testata, Sally. Nate. Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Camicia bella pulita. Il generatore. Posso farcela? No, c'è da andare lì e basta, vedrai. Ma ce la può fa'? Boh, si prova, eh? Sì, era semplicissimo. Pensavo dovessi scendere. Invece no. Allora, andiamo un po'. Su. E eccoci di va. No, di va. Vai un pochino più a sinistra. O c'è da scendere addirittura. No, la regola no. Se si scende si arriva, deve essere la prima. Quindi c'è da saltà. O è uno e due. Ale. Ora se ne mette da andare qui. Su. Eccoci, ma ce ne sarà solo, meno male. No, ecco, c'è andato di là, mare, ma cane. Vai, olè. E va, e va. Con la manina così. Ale, ci siamo, regola. E ora bisogna trovare il generatore. Ecco fatto. Oh, vediamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo. Pronto? Ci siamo. Ora, dove diavolo sono gli interruttori? Lì, strano, e è chiusa. Oh, merda. Ti avevi scommesso. Sam, Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo, dove eri finito? Ce l'ho fatta. Con qualche contrattempo, ma... Se vuoi tagliare la corrente, dovresti farlo ora. Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello. Non abbiamo un minuto, Rafe sta per andarsene con la vostra croce. Aspetta, cosa? Rafe? Rafe è qui? Sì, Rafe è qui. E al momento la sua offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso permettere. Sally, la stiamo rubando, ricordi? E se capisce che è un bluff? Non succederà. Siamo a 90.000. Qualcuno offre di più? Ragazzi, se non prendiamo la croce sono un uomo morto. Sì. Ma se faccio l'offerta più alta moriremo tutti. Sally, ho bisogno di un po' di tempo. Fidati di me. 90 e 1. 90 e 2. Ah, al diavolo. Bene, abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Nessuno vuole rilanciare? Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Questa... Tranquillo, tra un attimo sarai salvo. Me lo auguro. Ok, devo solo rompere il lucchetto.
Ma con che cosa? Abbiamo un'offerta di 130.000. Siamo ora a 140.000. Niente. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000 euro. Deve esserci qualcosa. Nuova offerta, siamo a 160.000 euro. Sì, un secondo. Oh, non c'è nulla, eh? Dai, dire. Sì. Oh, vai. Adesso abbiamo un'offerta di 180.000 euro. Altra offerta alla cifra di 190.000 euro. Finalmente. Abbiamo un'offerta di 200.000 euro. E vai. Bene, sono all'interruttore. Pronti? Sono nato, pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre 210.000. 500.000. Vediamo di farla finita. Grazie. Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare. Mi stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ok. Ridiamo. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. Vedo che c'è simpatia, eh? Entrambe le 502. Parti. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro. Oh, no, è andato via tutto. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. È sparita. Boia. Barrate tutte le uscite. Nessuno deve lasciare la vita. Vattene, levati di mezzo! Fermatelo! Ehi, fermate quell'uomo! Fermo! Che state facendo? Così lo fate scappare, mi capite? Sparisci. D'accordo. Sam, dimmi che hai la croce. Sadisma è qui con me, vuoi salutarlo? E di conseguenza, dopo questo furto, dato che è partito, no? Come avete visto... è venuta fuori la scritta con appunto scritto che è partito il capitolo 7, direi di terminare l'episodio. Stavolta è stato decisamente più lungo e più interessante, più divertente degli altri, dei precedenti 3 se non sbaglio, perché comunque a parte i primi che erano ganzi, mi pare il terzo, il quarto e il quinto sono stati un po' noiosetti. Vabbè, niente, detto questo mi fermo qua e vi saluto e ci vediamo sul prossimo episodio. E mi sa che bisognerà scappare, probabilmente ci sarà qualcosa, diciamo che l'azione secondo me non mancherà, però chiaramente non sapendolo non prometto niente. Vi ho detto questo e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.